Nel pieno rispetto dei tempi parlamentari, in serata è arrivato il sì definitivo al disegno di legge sul federalismo fiscale, una riforma, questa, senatore Mura, di fatto fortemente targata Lega, ma che col tempo è diventata sempre più una riforma condivisa in tutto il Paese. Assolutamente sì, è soltanto grazie a questo grande processo anche di formazione culturale delle coscienze si è riusciti ad arrivare oggi a portare nelle aule parlamentari un provvedimento che nasce da un'idea che soltanto 10 anni fa era considerata l'idea di pochi pazzi idealisti. Con il lavoro che è stato fatto proprio dal basso, fatto nelle piazze, per le strade, si è portato avanti questo processo culturale che ha fatto in modo che ora anche, non soltanto nelle piazze, ma anche nelle aule parlamentari, sia assolutamente condiviso quello che è il concetto che sta alla base del federalismo, cioè il federalismo come unico sistema per gestire questo Paese in quello che è oggi una situazione grave, una situazione di crisi, ma anche che determina le condizioni perché quando la crisi cesserà il Paese possa essere un Paese moderno, efficiente, dove gli enti locali possono operare in un certo modo per dare le risposte alle istanze della gente.